Allora, consigliere Gianfranco, domani, martedì 13, è convocata la terza commissione alle ore 18 per quanto riguarda la modalità di rilascio e l'utilizzo per i disabili, il contrassegno per i disabili. Avevamo già fatto un'intervista tempo fa, è cambiato qualcosa? Oddio, sostanzialmente non è cambiato niente, tant'è vero che io ho presentato un ordine del giorno che discuteremo in questa commissione che ovviamente lei accennava martedì 13. Io credo che sia opportuno discutere del regolamento per il rilascio dei certificati di disabili, perché secondo il mio punto di vista alcuni articoli di quel regolamento non sono stati ancora applicati. Parlo in particolare della obbligatorietà nel momento in cui uno deve portare un disabile e attraversare la zona a traffico limitato, il quale dovrebbe prima preventivamente avvisare il corpo della polizia municipale che lui farà questa operazione. Il secondo punto, secondo me molto importante, è anche la possibilità di dare ai disabili gravi che hanno praticamente pochissima possibilità di deambulare e sono comunque titolari della patente, dei parcheggi personalizzati che sono tra l'altro previsti nel regolamento. Ecco, io credo che dopo quasi 3 anni dall'approvazione di quel regolamento, purtroppo queste due cose importanti secondo il mio punto di vista, una per debellare l'abuso dell'utilizzo del contrassegno e l'altra per dare la possibilità ai disabili gravi di avere un posto riservato, debbano essere assolutamente ottemperate e devono essere subito applicate. Io ho presentato un ordine del giorno che spero il Consiglio Comunale tutto lo approvi e quindi nell'ordine del giorno diamo tempo alla Giunta di ottemperare a queste due mancanze entro 60 giorni. Io spero nel buon senso di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, poi eventualmente se questo buon senso non ci sarà dovrò intervenire in altri modi. Ma quindi in pratica già adesso quando uno entra con la macchina nella ZTL dovrebbe scendere dalla macchina, andare dai vigili e dire guarda che io sto entrando perché devo andare a prendere lo zio, la zia, quello che è. O perlomeno avvisare preventivamente il corpo della polizia municipale dando ovviamente il numero di targa e il nominativo di colui che farà da accompagnatore al disabile. E questo in realtà fino ad oggi non è mai stato fatto? Questo non è mai stato fatto, e tant'è vero che la denuncia che ho fatto qualche tempo fa può portare, anzi porta sicuramente, a notevoli abusi. Grazie. Ciao.